Senti, intanto Scordato è stato un altro tassello in una filmografia interessantissima tua, in cui tra l'altro hai anche scoperto un film musicale in cui c'è una musicista per la seconda volta, perché dopo Max Gazzè hai scoperto Giorgia come interprete, con grande padronanza, tra l'altro, Giorgia, di tutto, di recitazione, di naturalezza. Per te cosa ha significato questo film? Ma diciamo intanto che un avvicinamento al tono che mi piacerebbe mettere in scena, che è quello naturalmente che non prescinde dalla musica e che sia un po' in bilico, no? Tra l'ironia e anche la poesia. Sono un film un po' particolare perché è Facevi nato. anche i conti con te stesso. Beh, sì, insomma, è un film che è chiaramente forse il più autobiografico dei miei, pur non essendo minimamente connesso alla mia biografia, proprio un fatto anche di età, no? Passati 60 anni c'è sempre quella spinta verso un bilancio, verso dei ragionamenti che riguardano un po' i conti col passato. Ora è ovvio che il film è completamente, una storia completamente inventata, però c'è dentro questa introspezione e sì, diciamo E che è un film. tu a questo punto, appunto 60 e qualche mese, diciamo, Beh, diciamo 60 e qualche anno. che conti fai? Cioè, come la guarderesti la tua vita? Beh, diciamo, sintetizzando, direi che sono andato oltre le mie aspettative. Ciò nonostante, diciamo, qualche nodo da sciogliere rispetto al mio passato ce l'ho anch'io, non così, Tremendo, insomma. sì, come nel film, però è ovvio che, invecchiando, no? Mi propongo di liberarmi di alcune zavorre, insomma, no? Che riguardano senz'altro un certo modo di stare al mondo, un'acquisizione di un coraggio maggiore, no? Nell'espormi, nel manifestare il mio punto di vista, che forse, diciamo, in passato ho tenuto un po' più nascosto, no? Rispetto Che libertà ti vorresti prendere, ma dice? insomma, tanto quello di essere completamente autentico e non diplomatico. Ecco, forse questo proprio è lo scatto maggiore che tento di fare, tenterò di fare maggiormente anche in futuro, perché comunque io sono una persona molto diplomatica, che ama poco il conflitto. E invece, secondo me, dovrei diventare un Diventare po'. Monicelli. Ma insomma, allora diventare Monicelli sarebbe un grande risultato, ma insomma, anche meno, però insomma, l'aspirazione Certo. è di essere un po' più deciso, più pungente. E intanto stai girando in Calabria, con accento calabrese tra l'altro, il film dei fratelli Manetti. Sì. C'è qualche cosa che puoi Ma dire? quello che posso dire rispetto a questo progetto è il mio approccio con questo progetto, no? Poi lascio a loro e al momento giusto il racconto di quello che si può raccontare del film, ancora è prematuro secondo me quel tipo di discorso, però posso dire che è un film in cui non mi sono mai dovuto impegnare così tanto, perché acquisire un dialetto così specifico come quello palmese non è stato semplice. Sono andato un po' prima lì cercando di cogliere quel sound, ed è molto difficile perché è come recitare in una lingua straniera. Con la differenza che la lingua straniera, diciamo, perdona di più, perché sarei comunque. Io ho Certo. recitato sia in inglese che in francese che in spagnolo addirittura, episodicamente chiaramente, l'ho fatto tante volte, però lì, se
sei un italiano che parla quella lingua, insomma, c'è più tolleranza. Invece i fratelli Manetti, giustamente, siccome sono di origine di Palmi, hanno dolcemente preteso che parlassimo proprio questo parmesano, certo, che è un dialetto ostico, come lo è anche il mio, però il mio lo faccio nessuna fatica a parlare, certo, o così come a parlare l'italiano sporco che si parla in Italia. E quindi è un'esperienza molto formativa per, rispetto alla mia pigrizia. Buonasera. Ecco, io della trama non so nulla. Beh, non lo so se posso dirlo, forse ancora presto per parlare della trama. Certo. Però diciamo una storia sul calcio, una squadra di provincia, la Palmese appunto, che grazie a una colletta di un tifoso che arma questa colletta e pagano uno stipendio milionario a un fuoriclasse, una sorta di Balotelli, diciamo, fantastico, che viene a giocare lì per un po' e poi succedono delle cose. Che, i toni che senti, diciamo, nel lavoro con i Manetti, i toni emotivi del film, come li senti? Beh, diciamo che loro sono un po' un capitolo a parte nella nostra cinematografia. Sono due fratelli molto simpatici, ovviamente, anche con quel piccolo conflitto tra l'uno e l'altro che si svolge anche come una sorta di sitcom. Mi piacciono moltissimo i loro discorsi, i loro confronti. E diciamo, a parte questo, che insomma è un aspetto formale, loro fanno un cinema, credo che con Diabolik abbiano un po', siano andati un po' in un'altra direzione, forse non proprio nel loro cinema più consueto, e qui sono tornati a fare i Manetti con la loro originalità e con questa idea un po' favolistica, insomma, che hanno del cinema. E è una favola questo progetto, questo film, questa storia. Non credo sia possibile che accada realmente. Perché non è accaduto in realtà, non è accaduto. No, perché... non è una storia vera. Ah, e tu raccogli soldi, diciamo. Sì, io sono questo tifoso un po' scorbutico, ma forse nemmeno troppo. Diciamo che ha questa illuminazione e gli riesce perché raccoglie questi soldi. Ah, sì, un film su un sogno, poi sì, un film, diciamo, su un... sì. C'è un film sul calcio che ti sembra più bello di tutti? Fuga per la vittoria, Fuga per la mi vittoria. Viene in mente, certo, di getto, diciamo. Ci ho anche pensato in questo periodo ai film, sì, che si sono fatti sul calcio, che quasi mai riescono, rispetto invece ad altri film, certo, che ho visto su altri sport. Poi è strano perché sono due sport, cioè due cose, il calcio e il film, che durano quasi la stessa durata, no? Un'ora e mezzo, due ore, hanno eroi, hanno colpi di scena, però non si riesce quasi mai a infilarli. Ma forse perché è difficile mostrarlo poi il gioco, fare le partite finte, diciamo. Fuga per la vittoria invece c'era riuscito, per a parte che è un film, diciamo, con un impianto produttivo, diciamo, di un certo calibro, e poi perché c'era lo sfondo della guerra, certo, c'era tutto un disegno, insomma, intorno, diciamo, sì. E poi era una bellissima storia, quindi certo. Poi c'era Pelé, cioè... Hai detto poco, esatto. Cioè... Tu giochi a pallone? Io ho giocato, sì. Ah. E sei tifoso di? Sì, sono tifoso della Roma. Della Roma, vabbè, questo è accettato. Giuseppe da Fiorentina. Sì. C'è Michele Placido che è juventino, perché nessuno è perfetto. Nessuno è perfetto. E io ti ringrazio tanto, teatro hai delle cose tue? Sì, quest'inverno... riprendo la mia collaborazione col Teatro Stabile di Bolzano e mettiamo in scena l'ispettore generale di Gogol, un bellissimo progetto,
con la regia di Leo Muscato. È tanto tempo che non faccio un testo classico, diciamo, veramente oltre De Filippo non mi ero mai lanciato. Sì, avevo fatto un vabbè, insomma, una volta abbiamo fatto sì, insomma, ne ho fatte, però proprio un vero classico non l'ho mai fatto. È il momento giusto, diciamo, è il momento di farlo, sì. Grazie tantissimo. Grazie a te,